circa 5,3 milioni di anni fa ha inizio una nuova epoca nella storia geologica del nostro pianeta. Il Pliocene è l'ultima delle due epoche in cui è suddiviso il periodo Neogene. Con il Pliocene si apre anche un nuovo capitolo dell'evoluzione della vita sulla Terra. Benché in quest'epoca ci troviamo molto vicini in termini geologici all'era moderna, vedremo il susseguirsi di molti avvenimenti importanti. Questo è un periodo di transizione fondamentale, che vedrà l'avvicendarsi di grandi cambiamenti climatici e faunistici. Il pianeta, visto dallo spazio, ha pressoché lo stesso aspetto di oggi. I continenti sono dai 70 fino ad un massimo di 250 km di distanza dalle loro posizioni odierne. Alla fine del Miocene, la zona del Mediterraneo era molto diversa da come oggi. Cambiamenti climatici, complessi moti tettonici e la spinta dell'Africa da sud contro il continente europeo avevano provocato la chiusura dell'unico collegamento del Mediterraneo con l'Oceano Atlantico. Circa 5,9 milioni di anni fa, il Mediterraneo rimase completamente isolato dal resto dei grandi bacini oceanici. Questo evento determinò un fenomeno di rapido disseccamento, in cui il livello del Mediterraneo andò via via abbassandosi, fino a causare la quasi completa scomparsa delle acque che un tempo riempivano il grande bacino. Al posto del grande mare, un'enorme salina desertica costellata di vari laghi ipersalini dominava il paesaggio del Mediterraneo di fine Miocene. Questo evento, in cui il Mediterraneo evaporò quasi completamente, prende il nome di crisi di salinità del Messiniano. Il disseccamento di questa enorme massa d'acqua permise probabilmente il passaggio di molte specie animali tra il continente africano e quello europeo. All'inizio del Pliocene, però, circa 5,3 milioni di anni fa, per cause ancora poco chiare, il bacino del Mediterraneo ritorna a comunicare con l'Atlantico. Questo causa l'evento chiamato alluvione zancleana. Enormi cascate nella zona di Gibilterra riversano milioni di metri cubi di acqua salata al secondo, all'interno del grande bacino prima isolato. In poche migliaia di anni, il Mediterraneo ritorna ad essere un mare ricco di vita, nelle cui acque nuotano innumerevoli specie di pesci, cetacei e altri grandi mammiferi marini. Nella zona del Pacifico centrale, dove già da molto tempo un grande punto caldo aveva generato l'emersione delle prime isole hawaiane, nuovi vulcani sottomarini iniziano ad originare le odierne isole che compongono oggi l'arcipelago, tra cui Kauai, Niiau e Oahu. In Nuova Zelanda, invece, per la continua spinta della placca pacifica sotto le isole, circa 5 milioni di anni fa le Alpi meridionali iniziano ad innalzarsi rapidamente, generando le prime alte vette. Durante il Pliocene, il clima va incontro a un brusco raffreddamento, il quale causa un improvviso inaridimento generale delle terre emerse. Benché le temperature durante il Pliocene siano più basse che nel precedente Miocene, a metà di quest'epoca la temperatura media globale supera comunque di 2-3 gradi quella odierna. A causa delle temperature più alte rispetto ad oggi, anche i livelli dei mari in tutto il mondo sono più elevati, con una differenza di ben 25 metri. Negli oceani, la fauna composta da pesci, molluschi ed echinodermi è pressoché identica a quella moderna. Sono i mammiferi marini, invece, che vanno incontro a rapidi cambiamenti per via dei vari mutamenti climatici che stanno avvenendo. I sireni sono ancora molto diffusi in tutti i mari, anche se emergono già i primi segnali di un loro declino, probabilmente a causa di un iniziale raffreddamento generale di tutti gli oceani. Il genere Metaxitherium, un tempo di successo e distribuito ampiamente in tutti gli oceani, fino a 3 milioni di anni fa era l'unica specie che viveva ancora nelle acque del Mar Mediterraneo. I pennipedi hanno un enorme successo e sono già distribuiti globalmente. I trichechi hanno una distribuzione molto più ampia rispetto ad oggi e il genere Valenictus arriva a popolare perfino le zone della California. In Australia, però, le cui coste sono già popolate da innumerevoli specie di piccole foche, non sono ancora arrivate le otarie. Quello dei cetacei è un altro gruppo di mammiferi marini che ha ancora molto successo nonostante i bruschi cambiamenti ambientali. Il gruppo dei monodonti, lo stesso a cui appartengono beluga e narvali, ha una distribuzione molto più ampia. Il genere Casatia abita ad esempio le zone della Toscana allora sommerse da bassi mari subtropicali. Tra tutti i cetacei di quest'epoca spiccano per le loro insolite fattezze gli odobenocetopsidi. Parenti stretti delle focene e dei monodonti, questi strani cetacei, soprannominati a volte anche cetacei trichechi, si erano adattati a nutrirsi di molluschi. Grazie ad una forte lingua e alla particolare conformazione del loro palato, erano capaci di creare una pressione tanto bassa all'interno delle loro fauci da riuscire a risucchiare e a tirar fuori dal loro guscio i piccoli animaletti di cui si nutrivano.
Nei mari di tutto il mondo esistono già i primi veri capodogli della specie odierna, ovvero Physeter macrocephalus. I grandi fiseteroidi predatori del Miocene, parenti dei capodogli, si estinguono, lasciando il posto a nuovi grandi predatori marini. I globicefali e le prime orche iniziano a sostituire gli estinti fiseteroidi nella nicchia dei grandi predatori dei mari. Esistono ancora i piccoli cetoteridi, che però vanno rapidamente verso un generale declino. Già dalla fine del Miocene erano comparse le prime forme di grandi balene in grado di raggiungere o addirittura superare i 15 metri di lunghezza. Fino a circa metà Pliocene, i mari sono ancora abitati dall'enorme squalo Otodus megalodon, o Carcharocles megalodon, il famoso megalodonte. Circa 3 milioni di anni fa, questo gigantesco predatore scompare senza lasciare discendenti. Ad oggi, le cause della sua estinzione sono ancora poco chiare, ma sembra che sia stata influenzata da molteplici fattori. I grandi squali bianchi, presenti già dalla fine del Miocene in tutti gli oceani, una volta estintosi il megalodonte, iniziano probabilmente a rimpiazzarlo rapidamente nella nicchia ecologica dei grandi predatori di mammiferi marini. Sulle terre emerse, la diminuzione dell'umidità globale genera un'estensione ancora maggiore di praterie, savane e zone desertiche. L'Australia è isolata dal resto dei continenti, esattamente come oggi, ma grazie ad una veloce migrazione della placca australiana verso nord, il continente si sposta di circa 6-7 cm ogni anno verso l'Eurasia sud-orientale. In particolare, la fauna endemica dell'Australia continua ancora imperturbata la sua evoluzione, isolata dal resto dei continenti. Dall'Asia, i primi varani arrivati sul continente già a partire dall'Oligocene intorno ai 26 milioni di anni fa prosperano e continuano a diversificarsi con diverse specie. I coccodrilli mekosukini, endemici dell'Australia, continuano a dominare le zone secche di acqua dolce. Già dal Miocene, il continuo avanzamento verso nord dell'Australia e il suo avvicinamento all'arcipelago indonesiano permettono l'arrivo di nuove specie sul continente isola. Già alla fine del Miocene si ha infatti il primo arrivo dei coccodrilli del genere Crocodilus. Proprio al Pliocene risalgono anche i più antichi resti di coccodrillo marino in Australia. Ma i coccodrilli non furono gli unici nuovi arrivi. Nel Pliocene, probabilmente sfruttando zattere di materiale vegetale, dei piccoli roditori riescono ad attraversare il braccio di mare che separa le isole indonesiane dal continente australiano, arrivando per la prima volta in assoluto a colonizzarlo. I grandi uccelli terricoli dromornitidi continuano ad abitare le aree di prateria e di bosco dell'intero continente. Già 3 milioni di anni fa, le vaste praterie aride del continente sono popolate dai primi esponenti del genere Macropus, a cui appartengono oggi i canguri rossi e i canguri grigi. Alla fine del Miocene e nel corso del Pliocene, alcuni particolari canguri si specializzano a vivere nelle foreste pluviali composte da vegetazione asiatica, che iniziano a crescere nel nord dell'Australia e in Nuova Guinea. Questi piccoli canguri, simili agli attuali pademelon, riuscirono ad adattarsi maggiormente alla vita sugli alberi e nel Pliocene danno origine ai primi canguri arboricoli, come i dendrolaghi. Intanto, nelle boscaglie, dei particolari canguri di grosse dimensioni, gli stenurini, evolvono strani musi accorciati. Per questo, infatti, sono chiamati anche canguri dal muso corto. Sul continente sono presenti già anche le prime specie del genere Vombatus, a cui appartengono i moderni vombati. Oltre ai familiari vombati, nell'Australia pleocenica vi sono anche specie enormi quali Phascolonus, pesante più di 200 kg e dotato di enormi incisivi. I diprotodonti, gli enormi parenti dei vombati, dominano la nicchia ecologica dei grandi erbivori nelle enormi distese di praterie e boscaglia del continente isola. Un particolare genere di diprotodonte, chiamato Eurizigoma, possedeva delle bizzarre flange zigomatiche all'altezza delle guance, probabilmente utilizzate come display sessuale. I marsupiali dalle fattezze di cani, i tilacinidi, popolano le foreste, le boscaglie e le praterie australiane e cacciano prede di piccole e medie dimensioni. Questi formidabili marsupiali carnivori ricoprono una nicchia ecologica simile a quella occupata dai canidi nei continenti settentrionali. L'altro gruppo di grandi marsupiali carnivori, i tilacoleonidi, ricoprono invece una nicchia più simile a quella dei felidi. A quest'epoca risale infatti la più antica specie di tilacoleo, conosciuto anche come leone marsupiale. In Eurasia e in Africa, gli erbivori di maggiori dimensioni rimangono gli enormi proboscidati.
Le specie di questo gruppo, grazie alla proboscide, una particolare estensione mobile risultante dalla fusione di labbro e naso e composta da fortissimi fasci muscolari, sono estremamente versatili e riescono ad adattarsi ad innumerevoli habitat, nonostante siano animali in grado di raggiungere dimensioni titaniche per un mammifero. I giganteschi e stranissimi deinoteridi, caratterizzati da zanne che sporgono dalla mandibola verso il basso, popolano ancora l'Africa e l'Asia. Probabilmente, tra la fine del Miocene e l'inizio del Pliocene, da una specie ancora sconosciuta di elefantoide, evolvono i primi esponenti del moderno gruppo degli elefantidi, a cui appartengono oggi elefanti africani ed asiatici, oltre che gli estinti mammut. In Africa, tra 6 e 4 milioni di anni fa, divergono le stirpi che daranno origine da una parte agli elefanti africani e dall'altra a quelli asiatici. Una prima forma molto vicina a questo antenato comune è il genere Primelephas, vissuto alla fine del Miocene in Africa centrale. Possedeva ancora altre due piccole zanne, oltre alle classiche due, le quali sporgevano dalla mandibola. Nel vecchio mondo, probabilmente per via di mutamenti climatici e dello sviluppo di nuovi gruppi di proboscidati, i gonfoteridi e gli stegodontidi vanno lentamente riducendosi. Gli elefantidi, di contro, prosperano e si diversificano. In Africa, il grande Paleoloxodon rechi, la più antica specie conosciuta del genere Paleoloxodon, è un parente stretto dell'elefante asiatico. Nelle vaste savane del continente, questo elefante occupa la stessa nicchia ecologica che appartiene oggi ai moderni elefanti africani. Tuttavia, in Africa esistono già le prime specie del genere Loxodonta, a cui appartengono oggi l'elefante africano e l'elefante di foresta. Sempre in Africa, circa 5 milioni di anni fa, da una specie affine alla stirpe che porterà gli elefanti asiatici, si origina la più antica specie di mammut, Mammutus subplanifrons. Alto quasi 4 metri al garrese, ovvero all'altezza della spalla, abitava le savane del Sudafrica di 5 milioni di anni fa. Dall'Africa, alcuni piccoli lontani cugini degli elefanti, gli iraci, riescono a popolare anche l'Eurasia. Nelle zone umide del Caucaso, un bizzarro parente degli iraci, Kvabebi irax, era semiacquatico e assomigliava a un piccolo ippopotamo. Al Pliocene risalgono i più antichi resti conosciuti di ghiri. Con il prosciugamento del Mediterraneo alla fine del Miocene, alcuni lagomorfi simili a lepri erano riusciti a raggiungere le isole Baleari, oggi completamente circondate dal mare. Queste specie di conigli, in seguito al successivo innalzamento dei livelli marini e al conseguente isolamento delle Baleari, rimangono intrappolati sulle isole. Con la mancanza di predatori naturali, questi lagomorfi perdono la capacità di correre rapidamente, aumentano in dimensioni e danno infine origine ad una specie endemica, Nuralagus. Con il continuo raffreddamento delle temperature globali, in Europa i primati vanno via via scomparendo. Sopravvivono però con ancora molte forme, tra cui gli antenati di gibboni ed oranghi, in Asia meridionale ed orientale. In Africa e in Asia sono presenti già molte specie di veri babbuini e macachi. In particolare, proprio in Africa, vi è Dinopithecus, un genere di babbuino enorme, grande il doppio delle specie odierne. Contrariamente a quanto si possa pensare guardando i suoi enormi canini, era prevalentemente vegetariano e solo raramente si nutriva di piccoli animali. Non per questo però doveva essere pacifico, anzi, come ogni vegetariano che si rispetti, doveva essere probabilmente molto aggressivo, riuscendo a scacciare anche i più temibili predatori. Nelle foreste dell'Africa subsahariana fa la sua prima comparsa il genere Pan, il quale in futuro darà origine a scimpanzé e bonobo. Accanto alle enormi specie di primati terricoli, altre grandi scimmie si evolvono in una direzione completamente nuova. Ardipithecus è un primate davvero particolare. È il più antico rappresentante conosciuto della stirpe che un giorno porterà ad uno dei più strani risultati dell'evoluzione. Questo antico rappresentante degli ominini visse 4,4 milioni di anni fa in quella che è oggi l'Etiopia. Nonostante fosse arboricolo, possedeva una postura relativamente eretta, a riprova del fatto che il bipedismo negli ominidi incominciò a svilupparsi prima ancora che questi scendessero dagli alberi. Nell'ultima parte del Pliocene, in Africa, i boschi radi lasciano il posto alle savane alberate e poi alle savane aperte. Gli ominini arboricoli iniziano così ad adattarsi a questi nuovi ambienti. Evidentemente, il fatto di potersi spostare erette a terra, oltre che sugli alberi, giocò a vantaggio di queste strane scimmie senza coda e dalle gambe lunghe. Per puro caso, la stessa caratteristica che permetteva loro di ergersi sui rami per afferrare le fronde più lontane si rivelò vantaggiosa per spostarsi e quindi sopravvivere nel loro nuovo ambiente.
Dai primi ominini che riescono ad adattarsi con successo alla savana, ha origine circa 4,3 milioni di anni fa il genere Australopithecus. Con un'altezza che andava da 1,20 m ad un massimo di 1,40 m, Australopithecus non era particolarmente alto. Da questi primi strani primati di savana si origina in poco tempo una variegata ramificazione di specie, distribuite in un areale che andava dal Sudafrica all'Etiopia, fino al Chad in Africa centro-settentrionale. Da una popolazione di australopitechi dalla dieta maggiormente vegetariana discende un particolare genere di ominino. Alla fine del Pliocene, circa 2,7 milioni di anni fa, Paranthropus si specializza nel nutrirsi in gran parte di vegetazione, in modo simile a come fanno oggi i gorilla. Molto probabilmente, da un'antica stirpe di australopitechi, ha origine circa 3 milioni di anni fa anche Kenyanthropus. Questo genere di ominini, più derivati rispetto ad Australopithecus, è probabilmente molto vicino proprio alla base del genere Homo, quello a cui appartiene anche la nostra specie, Homo sapiens. Queste prime specie di ominini adattate alla vita nelle savane coesistono con molti altri animali, in un ambiente che diventa sempre più simile al moderno Serengeti. Questi luoghi vedono anche l'arrivo dei primi facoceri. Negli specchi d'acqua dolce del continente africano e in Medio Oriente sguazzano antichi ippopotami del genere Archaeopotamus, mentre nelle savane alberate, già comparse 10 milioni di anni fa, esistono e si affermano come brucatori delle alte chiome degli alberi le moderne giraffe del genere giraffa. In quest'epoca le vere giraffe non sono limitate solo al continente africano, ma abitano anche l'Asia. Distribuiti tra Africa e Asia, gli enormi parenti di giraffe ed okapi, chiamati sivaterini, sviluppano ossi coni ramificati simili ai palchi degli alci e diventano tra gli artiodattili più grandi che siano mai esistiti. Tra la fine del Miocene e l'inizio del Pliocene evolvono le principali stirpi di bovidi. Già dalla fine del Miocene compaiono antilopi, ippotrachi, bovini e caprini. Nelle savane africane del Pliocene appaiono i primi antenati degli gnu moderni. Tra circa 10 e 5 milioni di anni fa, i bovini si dividono nelle loro maggiori suddivisioni, separandosi nelle stirpi che da una parte porteranno i bufali e dall'altra i bisonti e agli antenati dei tori. L'Eptobos è molto probabilmente uno stretto parente dei bisonti. Dalla fine del Miocene i cervidi iniziano ad aumentare in dimensioni e nel Pliocene fa la sua comparsa il genere Eucladoceros. Sempre in quest'epoca appaiono anche le prime specie dei generi a cui apparterranno in seguito cervi rossi e daini. Circa 5 milioni di anni fa, i cervidi riescono ad attraversare la Beringia, arrivando per la prima volta sul suolo nordamericano. Vi fu anche un moto migratorio di fauna inverso. Già alla fine del Miocene, tra 6 e 7 milioni di anni fa, i camelidi, provenienti dal Nord America, dove fino a quel momento erano rimasti limitati, attraversano la Beringia, disperdendosi finalmente in Eurasia e persino in Africa. I camelidi rimasti sul continente nordamericano evolvono invece enormi specie di brucatori negli ambienti temperati e freddi, quali Titanotilopus ed in seguito Camelops. A partire da circa 3 milioni di anni fa, un nuovo e repentino raffreddamento causa la formazione delle prime calotte glaciali perenni in Groenlandia e i primi ambienti di tundra del tutto simili a quelli di oggi, preannunciando già l'arrivo delle grandi glaciazioni del Quaternario. In questi ambienti, delle particolari specie di rinoceronti si adattano alle rigide condizioni ambientali. Compaiono infatti il genere Elasmotherium e Celodonta. Quest'ultimo è conosciuto comunemente come rinoceronte lanoso. Nonostante il brusco raffreddamento del clima globale, i tapiri sono ancora presenti sia in Asia che in Nord America. Nel Pliocene il gruppo degli equidi diminuisce sensibilmente in diversità, forse per la competizione con gli altri ungulati. In Cina però compaiono alcune bizzarre specie di equidi parionini. Proboscidi parion, come dice il nome, possedeva infatti una piccola proboscide simile a quella dei tapiri, probabilmente molto utile per cibarsi della vegetazione in ambiente forestale. Nel Pliocene si estingue definitivamente l'antica stirpe degli equidi anchiterini. Se da una parte in quest'epoca i carnivori sono l'unico gruppo rimasto di grandi placentati predatori, durante il Pliocene si ha la scomparsa di molti antichi gruppi di carnivori che lasciano il posto a quelli nuovi. Gli anficionidi, apparsi già più di 40 milioni di anni fa nell'Eocene, scompaiono definitivamente alla fine del Pliocene. Questa loro estinzione si deve probabilmente alla competizione con nuovi tipi di carnivori, ma anche ai rapidi mutamenti climatici susseguitisi durante il Pliocene, nonché all'evoluzione di nuovi gruppi di ungulati.
Nel Pliocene anche gli ienidi vanno presto in declino, probabilmente a causa dell'intensa competizione con i canidi, i quali ricoprono una nicchia ecologica analoga. Benché in crisi, le iene danno origine a nuove forme. Compare proprio in questo periodo, per la prima volta, il genere Crocuta, lo stesso a cui appartiene la iena maculata di oggi. Sorprendentemente, le iene cursorie riescono ad evolvere forme ancora più specializzate. Chasma portaetes, ad esempio, sviluppa delle zampe estremamente allungate assumendo un aspetto vagamente simile a quello di un ghepardo. Nonostante sembri una contraddizione, non esistono solo specie di carnivori predatori. Infatti, gli ursidi sono per lo più onnivori o vegetariani. In quest'epoca, gli ursidi antenati dei panda portano questa peculiarità all'estremo e iniziano a nutrirsi prevalentemente di bambù. Altri ursidi, invece, rimangono più adattati ad una dieta onnivora. Compare il genere Ursus, a cui ad esempio appartengono oggi orsi bruni e orsi neri. In Africa appare il genere di mustelide mellivora, di cui fa parte il tasso del miele. I grandi felidi machairodontini si diversificano molto nel vecchio mondo. In Africa essi predano i nostri antenati ominini. Probabilmente, già a partire dalla fine del Miocene, compare un genere di machairodontino di grande successo, Megantereon. Megantereon si espande per tutto il Pliocene anche in Eurasia, ed infine arriva in Nord America, dove nell'ultima parte di quest'epoca dà probabilmente origine al famosissimo Smilodon, la cosiddetta tigre dei denti a sciabola. In Africa settentrionale, circa 4 milioni di anni fa, compare invece Homo Therium, dotato di lunghe zampe e adattato alla vita negli spazi aperti. Homo Therium viene chiamato molto spesso tigre dai denti a scimitarra. Nonostante i nomi con cui sono noti ai più, Smilodon ed Homo Therium non sono vere tigri, né sono imparentati con i felidi odierni. I machairodontini metailurini, come Dino Felis, potevano rappresentare invece un grande pericolo per i nostri primi antenati che si erano appena adattati alla vita nelle savane. I felidi panterini, lontani dai gruppi prima citati, danno origine alla più antica specie conosciuta del genere Panthera, Panthera blaite, vissuta in Tibet circa 5 milioni di anni fa. Il genere Panthera è lo stesso che contiene leopardi, giaguari, irbis, tigri e leoni, ovvero i felidi più grandi oggi esistenti. Le linee che porteranno poi a tigri e leopardi delle nevi divergono tra loro circa 3,7 e 2,7 milioni di anni fa. Mentre alla fine del Pliocene, Panthera shawi, vissuta in Africa orientale, è forse vicina all'antenato comune tra leoni e leopardi. Durante la parte finale del Miocene, i felini hanno un grande successo e durante il Pliocene esistono già i generi a cui appartengono gatti, linci, ghepardi e puma. Parallelamente al vecchio mondo, anche in Nord America i proboscidati prosperano con innumerevoli forme. Qui evolvono per la prima volta i famosi mastodonti, che popolano specialmente le zone meridionali del continente. In Nord America hanno ancora più successo i gonfoteridi, i quali erano ancestralmente dotati di quattro zanne ben sviluppate. Questi gonfoteri americani, come ad esempio Cuvieronius, perdono le due caratteristiche zanne inferiori e diventano molto più simili a dei veri elefanti. Proprio in Nord America ha origine il genere Equus, il genere che comprende oggi zebre, asini e cavalli. Equus semplicidens è la specie più antica di questo genere attualmente conosciuta e visse durante il Pliocene medio. Il genere Equus è di grande successo e dal Nord America si espande rapidamente anche in Eurasia, dove dà origine alla specie Equus livenzovensis, conosciuta da resti provenienti da Russia ed Europa occidentale. Dalla fine del Miocene, in Nord America i rinoceronti iniziano a sparire e nel Pliocene essi si estinguono definitivamente. La completa scomparsa dal continente di questi maestosi animali è probabilmente conseguenza dei rapidi cambiamenti climatici durante il Pliocene, che fanno restringere i loro habitat prediletti. Successivamente, verso la fine del Pliocene, anche gli ultimi cani spaccaossa, i borofagini, perdono rapidamente terreno e scompaiono completamente. La grande stirpe dei borofagini ha così il suo grande epilogo, forse per conseguenza della forte competizione con i felidi provenienti dall'Eurasia. In Nord America, gli ursidi endemici del continente, i tremarctini, danno origine al genere Tremarctos, a cui appartiene l'orso dagli occhiali. Infine, in quest'epoca appaiono anche i primi antenati dei ghiottoni e dei procioni moderni. In Sud America, all'inizio del Pliocene, la fauna del continente continua, anche se ancora per poco, ad evolvere in isolamento.
L'inaridimento generale del clima globale ha conseguenze anche sugli ecosistemi dell'America meridionale, facendo sparire definitivamente le enormi zone umide al centro del continente. La sparizione della maggior parte di questi peculiari ambienti ha una grave conseguenza sugli enormi crocodiliani che li popolano, provocandone perciò l'estinzione. Invece, i temibili uccelli del terrore sono ancora i padroni dei boschi e delle praterie sudamericane. Alcuni fattori, quali i cambiamenti climatici, portano già all'inizio del Pliocene all'estinzione della maggior parte dei grandi marsupiali carnivori, tra cui Tylacosmilus, la cosiddetta tigre dai denti a sciabola marsupiale. Gli xenartri endemici del continente, invece, continuano a prosperare. Compaiono i primi esponenti del genere a cui apparterà anche il moderno formichiere gigante e fanno la loro apparizione per la prima volta i formichieri nani. Gli enormi parenti degli armadilli, i gliptodonti, si muovono ancora goffamente negli ecosistemi sudamericani e grazie alle loro impenetrabili armature si difendono da qualsiasi predatore che cerchi di attaccarli. Durante il Pliocene la diversità di forme di armadilli era molto più vasta. Ad esempio, il clamidoforo Macroeufractus si era addirittura adattato ad una dieta ipercarnivora. Era a tutti gli effetti un armadillo che si nutriva di carne. I toxodontidi continuano a ricoprire la nicchia ecologica dei grandi erbivori, la quale è occupata nei continenti settentrionali dai rinoceronti, mentre i litopterni, come Macraucenia, sono quelli che occupano il ruolo di agili erbivori. I bradipi giganti sono abbondanti sul continente sudamericano. Nell'entroterra compare per la prima volta il famoso Megatherium, mentre i bradipi marini come Thalassocnus vivono lungo la costa, tuffandosi in cerca di piante marine di cui cibarsi. Nonostante l'inaridimento generale, sopravvivono le vaste distese alluvionali tra Brasile, Argentina e Uruguay. Questi luoghi ospitano erbivori enormi, come Iosefo artigasia, un roditore che arrivava anche ad una tonnellata di peso e che sguazzava nelle paludi nutrendosi di vegetazione, occupando la nicchia ecologica degli ippopotami in Africa. Come abbiamo già visto, il Pliocene fu un'epoca di grandi cambiamenti sia climatici che faunistici e per tutta la sua durata si verificarono innumerevoli stravolgimenti negli ecosistemi del pianeta. Ma un evento in particolare segnò l'inizio di uno dei più grandi stravolgimenti ecologici dell'intero Cenozoico. Dalla sua separazione dal continente africano, il Sud America è rimasto isolato per quasi 90 milioni di anni. Questo suo isolamento, come abbiamo visto attraversando gli innumerevoli periodi geologici, consentì la nascita di una fauna endemica davvero particolare, anzi bizzarra, con forme di predatori ed erbivori assenti in qualsiasi altro posto del pianeta. Questo immenso Eden isolato venne però deturpato da un evento epocale. Circa 4 milioni di anni fa si ebbe la formazione definitiva dell'Istmo di Panama, il quale determinò un collegamento diretto tra il Nord e il Sud America. Ciò permise la migrazione di molte faune endemiche tra i due continenti e il loro conseguente mescolamento. Questo enorme flusso è chiamato Grande Scambio Faunistico Americano ed è un evento importantissimo che cambiò per sempre le sorti delle faune su entrambi i continenti. Le faune di Nord e Sud America iniziarono rapidamente a mescolarsi e nei milioni di anni successivi specie provenienti dai due continenti migrarono in entrambe le direzioni. In seguito, da nord arrivarono sul continente meridionale specie di camelidi, felidi, canidi, elefanti, tapiri, pecari, cavalli e procionidi. Mentre da sud fecero poi il loro arrivo in Nord America uccelli del terrore, bradipi giganti, armadilli, caviomorfi, opossum e toxodonti. 4 milioni di anni fa, la formazione dell'Istmo di Panama permise il passaggio di molte faune tra i due continenti, ma alcune evidenze ci indicano che alcuni flussi migratori minori erano avvenuti ancora prima che il grande ponte di terra si fosse formato. Già circa 10 milioni di anni fa, alcune specie provenienti dal Sud America, grazie ad una lunga catena di isole, furono in grado di arrivare dall'altra parte e di raggiungere il continente opposto. Sorprendentemente, infatti, alcuni bradipi giganti milodonti riuscirono a raggiungere il Nord America ancora prima che si fosse formato l'Istmo di Panama. Paramilodon, ad esempio, è una forma di bradipo gigante endemico del Nord America, vissuto sul continente ancora prima della formazione dell'Istmo. Fecero probabilmente allo stesso modo, ma nel senso opposto, gli antenati dei piccoli procionidi arboricoli chiamati olinghi e cercoletti. Questo loro arrivo avvenne in almeno due ondate, di cui l'ultima si verificò attraverso l'Istmo di Panama. In seguito, attraverso l'appena formatosi ponte di terra, altri procionidi, probabilmente gli antenati di quelli che sarebbero diventati i coati, raggiunsero il continente meridionale.
Qui alcune forme come Chapal Malania divennero enormi, arrivando a raggiungere le dimensioni di un piccolo orso. Insieme ai procioni fecero il loro arrivo in Sud America molti altri gruppi di mammiferi nordamericani. E riuscirono ad attraversare il ponte anche i cavalli, e 3 milioni di anni fa anche i tapiri toccarono per la prima volta il suolo sudamericano. Lo stesso fecero i grandi gonfoteridi, divenendo gli unici proboscidati ad aver mai raggiunto il continente dopo un viaggio lungo circa 35.000 km e durato più di 50 milioni di anni. Dal Nord America anche i camelidi, come Hemia Eukenia, raggiunsero il nuovo continente. Questo genere, vissuto anche in Florida, potrebbe essere stato l'antenato diretto dei camelidi sudamericani come lama, vigogne e alpaca. I primi predatori che invasero il continente meridionale furono i canidi cerdocionini. Questi, appena arrivati nel nuovo territorio, svilupparono le prime specie endemiche. Da questi primi canidi pionieri evolveranno in futuro gli odierni canidi endemici sudamericani, tra cui l'icalopece, speoti e crisocioni. Lo scambio faunistico, come già visto, avvenne anche in senso contrario e molte specie sudamericane varcarono anch'esse l'istmo di Panama, raggiungendo infine il continente settentrionale. Infatti, appena formatosi l'istmo, i bradipi terricoli come i megalonichidi ed il genere Remoterium raggiunsero rapidamente il Nord America, adattandosi al nuovo ambiente. Anche alcune specie di predatori sudamericani varcarono il ponte insediandosi con successo al nord. Il Forus racide Titanis, endemico del Sud America e annoverato tra i più grossi uccelli del terrore, arrivò molto presto in Nord America, inserendosi tra le specie di predatori già presenti sul continente. Questo grande mescolamento di faune generò uno dei più grandi squilibri ecologici nella storia della vita, ma fu anche un motore che generò una grande spinta evolutiva nelle specie di entrambe le masse continentali. Circa 3 milioni di anni fa, il clima si raffreddò ancora di più, causando la formazione di una calotta glaciale perenne in Groenlandia. Questo evento segna l'inizio del grande gelo e la discesa del pianeta tra le gelide braccia delle grandi glaciazioni del Quaternario. È iniziata l'era glaciale. Le cause di questo periodo molto freddo della storia del pianeta sono riconducibili a vari fattori, tra cui principalmente i cicli di Milankovitch. Un altro evento ancora più repentino che influì sul raffreddamento globale fu probabilmente la formazione dell'Istmo di Panama. La sua formazione avrebbe causato una rottura del ciclo di correnti marine equatoriali, che fino a quel momento avevano forse avuto un ruolo importante nel mitigare le temperature dell'Atlantico. Ciò causò quindi un rapido e continuo raffreddamento dell'Atlantico, che contribuì a sua volta ad abbassare le temperature medie del pianeta. Nel prossimo capitolo della vita inizieranno ufficialmente le grandi glaciazioni del Quaternario. I continenti vedranno l'ascesa degli enormi titani del gelo e l'apparizione delle bestie più feroci dell'era glaciale, in un'incessante lotta per la sopravvivenza ricca di colpi di scena. Gli strani ominidi terricoli daranno origine ad un'inaspettata diversità, e tra le faune pleistoceniche si farà strada uno dei predatori più bizzarri e distruttivi che il pianeta abbia mai visto.